Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo glorioso video. Oggi, come avrete capito da titolo e copertina, andiamo ad analizzare quali sono tutte le applicazioni installate all'interno del mio iPhone 11 Pro Max. Il video è già lungo così, quindi prima di iniziare vi chiedo velocemente di lasciare un bel mi piace qui sotto per supportare questa tipologia di video e noi iniziamo subito. La primissima cosa che voglio fare è mostrarvi come ho deciso di organizzare tutte le applicazioni all'interno del mio iPhone. Innanzitutto, al contrario dell'anno scorso, in cui avevo diviso le applicazioni per colore, una cosa francamente un po' stupida e anche veramente scomoda, quest'anno ho optato per organizzarle per schede successive. Questa è quella che chiamo ovviamente scheda quotidiana, con le applicazioni che uso più di frequente. Successivamente abbiamo quella dedicata alla domotica, quella dedicata al viaggio e diciamo e tutti gli annessi, quella dedicata alla produttività, perché anch'io ahimè devo lavorare, e poi una un pochino più jolly con una serie di applicativi per dispositivi smart e insomma un po' di discarica. La parte interessante secondo me è che ho lasciato degli spazi bianchi nella parte inferiore, non ho sovraccaricato le singole schede e soprattutto ho cercato di fare un po' di economia sulle app, non ho esagerato nella selezione perché poi diventa veramente difficile insomma cercare, trovare e utilizzare davvero quello che ci serve. In ogni caso, la prima cosa di cui voglio parlare all'interno di questa schermata generale, per così dire, è anche lo sponsor di questo video. Sto parlando di Idealo, l'avete già sicuramente sentito nominare, è uno strumento veramente efficacissimo per confrontare prezzi e trovare le offerte migliori sul mercato. La parte bella e la parte interessante è il fatto che dietro ci sono delle persone vere che lavorano, quindi si occupano di selezionare i prodotti, capire se gli store sono effettivamente super affidabili, confrontano realmente i prezzi e le caratteristiche, scrivono le schede prodotto, insomma c'è veramente tanto lavoro dietro e sicuramente tanta affidabilità. Molto interessante il fatto che potete vedere l'andamento del prezzo, capire effettivamente se si tratta di un buon momento per procedere all'acquisto, eccetera eccetera. La parte interessante è che adesso il 30 e il 31 marzo 2020 partono gli Idealo Days, ovviamente scaricando l'applicazione gratuita che trovate qui sotto in descrizione potete anche voi partecipare, e altro non è che una sorta di Black Friday però molto più controllato, perché gli store italiani selezionati proprio dal team di Idealo faranno degli sconti reali e saranno super attendibili, super affidabili, e soprattutto metteranno in sconto una serie veramente molto ampia di prodotti. Nello specifico, per esempio, andiamo qui su questo iPhone 11, possiamo vedere che adesso viene venduto a un prezzo che parte da 672 euro. In ogni caso, la parte più bella è che noi possiamo decidere di premere su questa piccola sveglia posizionata in alto a destra, scegliere quello che riteniamo essere il nostro prezzo ideale. 638 direi che è un ottimo prezzo per questo tipo di prodotto, includere anche la spedizione, salvarlo, a questo punto attendere effettivamente i super sconti degli Idealo Days e aspettare che l'app ci notifichi quando questo dispositivo scende al prezzo che noi abbiamo settato come prezzo ideale. Link ovviamente per scaricarla gratis qui sotto in descrizione, e noi continuiamo con le altre app. Da questo punto di vista, nella schermata principale ci sono una serie di applicativi che avete già sicuramente visto e utilizzato, quelli più scontati me li evito accuratamente. L'app che ho diciamo scaricato più di recente a causa del buon Ricky Zanetti e di Micodelli è stata Coinbase Pro. Qui devo alzare molto le mani perché è un'applicazione rischiosa, vi permette di acquistare dei bitcoin, quindi attenzione perché si tratta di soldi veri, si tratta di possibili e anzi sicure perdite economiche, quindi state veramente attenti rispetto a quello che fate. In ogni caso è un periodo sicuramente interessante perché è sceso molto il bitcoin negli ultimi giorni a causa proprio di questa crisi, e quindi magari è anche un buon momento per comprare. Io nello specifico ci ho buttato dentro 1 miliardo di euro per capire un po' come funziona. Qui sotto vi lascio un link affiliato, così potete ottenere 10 euro in bitcoin da investire direttamente, e ovviamente ci guadagno anch'io, ve lo dico per trasparenza. Buddybank invece la conoscerete benissimo, ne ho già parlato ampiamente qui sul canale, è diventato il mio servizio bancario principale. Una delle parti più interessanti è il fatto che con la carta di credito di Buddybank, pagando diciamo il canone annuale, possiamo avere accesso alle lounge aeroportuali, e vedendo quanti biglietti di aerei ho all'interno di questo wallet potete capire quanto può essere fondamentale per me. All'interno di queste due cartelle, dove ho fondamentalmente rotto la regola delle non cartelle all'interno del mio smartphone, tengo invece degli applicativi utilissimi per fare modifica alle foto che poi posto per esempio nel mio account Instagram, che vi consiglio assolutamente di seguire, 8.climan. In questo senso abbiamo Snapseed, vedete, ci permette di selezionare delle foto, guardate che bella che è questa foto di una renna che ho fatto direttamente in Lapponia quando sono andato quest'anno. Vi lascio qui sopra nelle informazioni il video dedicato, ci ho portato tra l'altro proprio iPhone 11 Pro Max. La parte interessante è che vi permette di fare tantissime modifiche, una delle mie funzioni preferite è proprio questa, che vi permette di fare delle modifiche localizzate soltanto in alcune aree, molto molto comoda, soprattutto se non avete accesso a Photoshop in maniera rapida e facile. Questo Lens Distortion vi permette di settare una serie di flare, eventualmente nuvole e altri effetti diciamo
ambientali all'interno dei vostri scatti, magari un po' fake, però a me piace moltissimo aggiungere questi piccoli tocchi dopo magari aver fatto delle modifiche proprio agli scatti. Focus vi permette di aprire le foto che avete scattato in modalità ritratto con questi nuovi iPhone, vi permette di scegliere il punto di fuoco, vedete posso scegliere di mettere a fuoco gli alberi dietro, il nostro cagnolino, il nostro husky, posso ovviamente cambiare il tipo di diaframma, cambiare addirittura la forma del diaframma, posso andare con un pennello a cambiare la forma dello scontorno, insomma veramente fondamentale se volete mettere le mani in ambito ritratto. Unfold è un'applicazione che uso molto sulle mie Instagram Stories, vi consiglio di seguirmi anche lì, la uso soprattutto in ambito food, vedete questi sono degli scatti che faccio quando vado nei vari ristoranti, mi piace molto mettere queste cornici, ce ne sono veramente tante e di tanti tipi che vi permette di aggiungere testo, vi permette di fare insomma un po' di contorno, alcune sono anche un pochino più creative, vedete potete fare tipo effetto Polaroid eccetera eccetera, molto molto carino. Quickshot vi permette di mettere dei cieli finti tra le altre cose, vedete qui la foto scattata direttamente nel Sahara che tra l'altro era anche la copertina di uno dei miei video più recenti, vi permette di fare questa cosa in cui mettete, non so, l'aurora boreale tra le altre cose, ovviamente questa è quella più stupida, la foto originale vedete aveva un cielo del tramonto, ho deciso di renderlo un pochino più visibile proprio nello stream delle varie copertine. Helios, molto molto comoda, vi permette di settare un punto nella mappa del mondo in qualsiasi parte del mondo e capire in che direzione arriverà il tramonto, da che parte ovviamente sorgerà il sole e si muoverà durante la giornata, così avete sempre la perfezione dal punto di vista video e foto per quando dovete andare a fare uno shooting in esterna. Retouch vi permette di aprire fotografie, vedete questa per esempio era la renna che abbiamo visto prima, vedete in realtà aveva poverina un piccolo guinzaglio che la teneva ancorata a un albero per evitare che scappasse, grazie alla modalità rimuovi segmento o rimuovi linee possiamo andare a selezionare anche in maniera grossolana questo guinzaglio e in automatico l'applicazione lo riconosce e lo toglie. Lively vi permette invece di selezionare delle foto scattate in modalità live, quella che scatta direttamente iPhone diciamo di default, e le trasforma fondamentalmente in filmati o GIF. Potete poi condividerle con i vostri amici che magari non hanno iPhone e non possono sfruttare questa simpatica funzionalità. Molto interessante TreeCount, una cosa che ho utilizzato veramente moltissimo con i miei colleghi quando siamo in vacanza, anche solo quando usciamo a cena o cose del genere. Vedete per esempio Berlino, quando siamo andati con Manuel, Gesualdo eccetera eccetera, abbiamo segnato tutte le nostre spese, quindi ognuno può segnare quando fa un certo tipo di esborso, non so, pizza, scegliere la quantità in euro, scegliere il fatto che lo abbiamo pagato sia per Gesualdo che per Manuel che per me stesso, oppure soltanto per Gesualdo e me stesso, insomma, e dividere in parti uguali o disuguali a seconda delle nostre necessità tutte le nostre spese. Utilissimo perché poi vi fa un compendio di quelle che sono le spese reciproche. Per quanto riguarda la scheda dedicata alla domotica, partiamo con un Dyson, in realtà tra l'altro casa è qui quella con tutti gli applicativi HomeKit, in realtà lo tengo nella schermata principale, tuttavia qui tengo diciamo le applicazioni dedicate ai singoli dispositivi. Dyson mi permette di filtrare l'aria della mia abitazione in maniera veramente comodissima, posso controllarlo da remoto tramite la connessione wifi, posso riscaldare, posso raffreddare la stanza direttamente con i comandi remoti, aumentare e diminuire la ventola eccetera eccetera, comodissimo perché mi dà anche ovviamente lo stato dei filtri e diciamo tutti gli andamenti per quanto riguarda le letture che può fare all'interno della mia casa. Nanoleaf mi permette di attivare i miei light panels, adesso vi mostro un'anteprima di quello che succede quando metto della musica, dopodiché abbiamo Xiaomi Home che permette di gestire tutta la parte di domotica di Xiaomi, qui nello specifico ho un bellissimo bollitore smart che mi sento sicuramente di consigliarvi, qui sotto in descrizione vi lascio il link per andare ad acquistarlo. Ecovacs Home mi permette di gestire il mio robottino preferito per quanto riguarda la pulizia di casa, assolutamente fondamentale se non avete voglia di passare lo straccio visto che lui può anche lavare. Tado controlla le valvole termostatiche, che tra l'altro eccone lì una che si applica nei termosifoni, posso accendere e spegnere il riscaldamento anche da remoto ed è veramente comodissimo. Orbi si occupa della gestione del wifi all'interno della mia abitazione e mi permette di gestire tutte le connessioni in maniera peculiare, velocissimo, comodissimo, ho fatto una rete mesh assolutamente fantastica. Con Sonos posso gestire tutto il mio impianto acustico, il sistema è veramente fighissimo, ho anche un sistema home theater diffuso per ascoltare i film e guardare le serie TV, super super consigliato perché suona veramente benissimo. Philips Hue mi permette di gestire tutte le mie simpatiche lampadine Philips Hue. Amazon Alexa mi permette di gestire Echo Dot e tutti i vari dispositivi di Alexa. Nello specifico ho optato per Alexa e non per Google Home perché lo trovo molto più affidabile e funzionante. Ember non è altro che il gestore della mia tazza smart che mi permette di riscaldare la tazza quando sto lavorando. Ultima ma non ultima, Comandi, che in realtà è un applicativo di Apple che mi permette di fare una serie di automatismi. Come potete notare qui abbiamo addirittura un ordina sushi
che si interfaccia direttamente con l'applicazione di Glovo e in automatico ordina il mio piatto preferito da quel certo ristorante. Proseguiamo con la schermata dedicata alle applicazioni per il viaggio. Abbiamo Weather Pro, che altro non è che un'applicazione per il meteo, che però ritengo precisissima. Si può tra l'altro pagare una certa versione a pagamento per avere per esempio lo sviluppo delle nubi, insomma farsi praticamente le previsioni in casa, molto molto ben fatta. Una cartella che tiene dentro tutti gli applicativi dedicati alle compagnie aeree, che magari non sto a mostrarvi. Una cartella dedicata invece ai servizi di sharing, che possono passare dalle automobili fino eventualmente alle vespette elettriche che ho utilizzato a Barcellona, molto carino. Booking.com per prenotare gli hotel, ovviamente. Lounge Buddy, ve lo consiglio, serve ancora una volta per acquistare eventualmente a pagamento gli accessi alle lounge aeroportuali nel caso in cui per esempio la vostra carta di credito non vi permetta di accedere. Airbnb ovviamente lo utilizzo su base davvero mensile, vado spessissimo in giro utilizzando proprio Airbnb per prenotare i miei vari soggiorni. Vi lascio tra l'altro qui sotto in descrizione il mio link per invitarvi come amici, in modo da avere 23 euro da utilizzare per il primo viaggio, molto molto comodo. Trenitalia, Italo, Google Maps sono piuttosto scontati. App in the Air è molto comoda perché ha anche la variante per Apple Watch e ci permette effettivamente di tenere sotto controllo tutte le caratteristiche del nostro viaggio. Possiamo vedere il percorso che fa l'aereo, possiamo guardarlo anche mentre siamo in volo, in modo da non perdere di vista dove ci troviamo e che cosa sta succedendo, con una serie infinita di altre possibilità davvero da esplorare. Questa è l'applicazione che utilizzo io di solito per il cambio valuta. Per esempio qui vedete c'era la moneta marocchina euro quando ho fatto il mio viaggio in Marocco, molto comoda ed immediata. My Travel App mi permette di sfruttare Allianz per fare un'assicurazione di viaggio, ogni tanto mi capita di attivarla. Surfshark è una VPN perfetta di cui avete già sentito parlare qui sul canale, vi lascio il codice sconto 8 qui sotto in descrizione, l'83% di sconto, che vi permette di fatto di evitare di farvi rubare i vostri dati personali quando vi connettete a un wifi pubblico, veramente super consigliata. Solis X altro non è che l'app che ci permette di gestire il piccolo accessorio di cui ho già parlato qui sul canale, ve lo lascio qui sopra nelle informazioni un video dedicato proprio a questo oggettino, che è un wifi portatile che potete trascinare in giro per il mondo. Bose Sleep altro non è che l'app di controllo delle mie cuffie per dormire, sono delle cuffie che fanno dei suoni bianchi, molto comode quando si viaggia. E dopodiché ho messo in coda anche una serie di servizi di streaming che ovviamente utilizzo quando sono in aereo, in Now TV per guardarmi per esempio le serie TV di Sky. Netflix ovviamente vi super consiglio di seguire Better Call Saul, in questo momento io la sto seguendo visto che sono uscite le nuove puntate. Prime Video vi consiglio di seguire Hunters, veramente fighissima come serie, ovviamente sono tutti abbonamenti che mi stanno prosciugando di mese in mese, però sono assolutamente inevitabili. Masterclass ve lo super consiglio, io ho comprato il Masterclass di Werner Herzog e di Hans Zimmer, potete comprare praticamente qualsiasi cosa di qualsiasi disciplina e sono lezioni fatte dai grandissimi maestri. Spotify praticamente non lo uso, io sono un grande utilizzatore di Apple Music, TripAdvisor e The Fork, mi servono ovviamente per scegliere il posto dove mangiare, per me è una cosa molto importante. The Fork vi lascio qui sotto il codice per gli Yums o Yums, chiamateli come volete, che vi permettono insomma di andare a mangiare anche gratis. Per quanto riguarda il settore produttività abbiamo ovviamente Skype, Classroom, Keynote, File, Glovo, molto interessante, è il mio servizio preferito, addirittura adesso è uscito Glovo Prime che mi permette di non pagare praticamente le spedizioni, vedete qui quanto effettivamente vivo di roba per asporto. Tra l'altro vi lascio anche il mio codice invito nel caso vogliate utilizzarlo, che vi regala 5 zuccherosi euro da utilizzare durante il primissimo ordine. Ecco qui il codice, ve lo lascio comunque anche scritto qui sotto in descrizione, così insomma ci scambiamo favori. Deliveroo è la seconda scelta, la terza scelta è Just Eat, tutti i ristoranti che non mi piacciono. Qui c'è una cartella con tutti i corrieri, perché sapete che con questo lavoro che faccio insomma ricevo tantissimi pacchi, quindi è giusto anche poterli tracciare con agilità all'interno della superficie italiana. Meta Recorder è molto carina, un'applicazione per registrare il microfono di iPhone, eventualmente anche con un microfono esterno, vi permette di fare anche un editing primordiale diciamo, e di scegliere vari formati di registrazione, molto comoda. LumaFusion è veramente bellissima come applicazione, vi permette di fare dei montaggi o dei premontaggi veramente di alto livello, ha tantissime impostazioni, tantissime possibilità, può davvero sostituire un software di editing professionale, l'unico problema è che non ci sono i livelli, non ci sono... Andando però alla pagina successiva, quella diciamo di discarica, troviamo alcune applicazioni interessanti. Band in Town vi permette di tenere sotto controllo tutte le vostre band preferite per seguire quando avvengono dei concerti nella vostra città, vi arriva anche una comoda notifica che vi avverte nel caso appunto ci sia qualcosa nelle vicinanze. Cinema mi permette di prenotare il biglietto del cinema digitale direttamente da casa, anche Wala mi permette di prenotare il barbiere senza dover uscire, veramente comodissimo, non so ovviamente se funziona in tutte le
delle città. Monuments 2 è in realtà l'unico vero e proprio videogioco che uso sul mio smartphone, soprattutto per la componente estetica, è veramente pazzesco dal punto di vista visivo. Meditopia l'ho scoperta di recente, serve per fare meditazione guidata, molto molto comoda, perché potete insomma fare questa meditazione con una voce guida che vi spiega un po' come rimanere super rilassati. Ultima ma non ultima, Night Sky è veramente una figata, soprattutto se siete all'aperto, funziona anche su Apple Watch, vi permette di fatto di guardare il vostro cielo preferito, quello che vi circonda, e capire dove stanno le costellazioni, dove stanno le stelle, che cosa sta succedendo attorno a voi. Veramente fighissima anche dal punto di vista proprio visivo. Detto questo, che altro dirvi? Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere con un bel commentino qui sotto qual è l'applicazione che avete trovato più interessante, oppure se ne avete qualcuna da consigliarmi. Noi però ci rivediamo come sempre sabato prossimo con il solito prossimo video.